L'artiglieria americana martella le postazioni dello Stato Islamico a Mosul. I soldati della leggendaria 82esima divisione aviotrasportata Stelle e Strisce rientrano alla base a pochi chilometri dalla capitale circondata del Califfo, alla fine di una missione in appoggio alle truppe di Baghdad. Nell'ex raffineria di Imam Ali, semidistrutta, gli americani hanno ricavato una base tattica avanzata al fianco della polizia federale irachena che avanza a Mosul. Nei momenti di pausa dei combattimenti si scherza, si ride o si parla con i familiari a casa via computer. Nei campi davanti alla base gli americani hanno piazzato la batteria campale Charlie, dei pezzi di artiglieria che sparano cannonate da 155 mm. We're here in Hammam Al-Eil, providing fires in support of the Iraqi forces who are fighting to liberate Mosul from ISIS. Per la prima volta dei giornalisti italiani entrano nella base avanzata. La batteria è arrivata il 16 febbraio e ha già lanciato sulle postazioni dello Stato Islamico a Mosul diverse centinaia di colpi. This is the beginning of the end for Daesh. It is, they are completely trapped in Mosul right now. They will be militarily defeated by the Iraq security forces. It's not a matter of really if, it's just a matter of when. L'82esima è stata paracadutata in Normandia, ha combattuto in Italia e nella battaglia delle Ardenne. E adesso è impegnata a sostegno delle truppe irachene nell'offensiva per liberare Mosul. Gli americani non hanno timore di mostrare che partecipano militarmente alla spallata che segna l'inizio della fine dello Stato Islamico.